Buonasera gentili telespettatori, questa sera ci spostiamo a Cavour, torniamo a Cavour dopo qualche settimana. Vi ricordate, abbiamo parlato anche della manifestazione Tutto Mele, questa sera parleremo di altri temi. Con noi abbiamo qui presente il sindaco di Cavour, Pier Giorgio Bertone, grazie sindaco per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tre imprenditori di Cavour, Alessandro Rosso della Coram, buonasera. Sì. Buonasera ad Antonino Basile del gruppo Glorioso Italcarni, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Lino Brasola della Brasola Lino. Buonasera. Buonasera, ovviamente parleremo anche delle realtà presenti qui questa sera. Sindaco Bertone, ma cerchiamo subito di parlare un po' di Cavour, ecco, ci racconti un po' la vostra realtà. Ma intanto Cavour è un paese che dista 12 km da Pinerolo e 30 minuti da Torino. È al centro dell'attenzione per il suo attivismo e per le sue qualità. È un paese prevalentemente agricolo, ma non solo. La testimonianza qui oggi di tre imprenditori sta a significare che c'è particolare attenzione sulle produzioni. Ovviamente Cavour è da parecchio tempo che fa parlare di sé perché è ricco di iniziative, ma soprattutto perché siamo osservati con particolare attenzione da parte anche dei comuni limitrofi, perché dicono che siamo anche bravi nell'amministrare, ma non solo. Abbiamo saputo creare una vetrina importante che passa attraverso le varie attività che si fanno nel corso dell'anno. E qui colgo l'occasione anche per ringraziare il grandissimo e la grandissima sensibilità del volontariato locale. Mi fermare qui. Bene, continueremo dopo a parlare di altri temi con il sindaco, intanto però cerchiamo anche di conoscere le imprese presenti questa sera. Allora, cominciamo da Antonino Basile del gruppo Glorioso Italcarni. Voi di cosa vi occupate? L'Italcarni è una delle società del gruppo Glorioso che si occupa della commercializzazione, della produzione, della trasformazione della carne in diverse regioni d'Italia, tra cui il Piemonte, la Toscana, la Calabria, la Sicilia. Ecco, lavorate sul territorio nazionale, sì. Come sta andando il mercato? Oggi soffriamo di una crisi di mercato abbastanza sensibile dovuto a diverse ragioni, un calo dei consumi, vedi le varie mucche pazze, vedi la crisi economica oggi che si risente in un modo abbastanza saliente e poi i vari consigli che ogni giorno arrivano dai vari nutrizionisti sugli effetti delle carni, cosa che si risente abbastanza sul lavoro che oggi di tutte le aziende produttrici di carni. Ecco, avremo modo tra poco anche di parlare, di raccontare un po' come cercate di reagire alla crisi che ha colpito inevitabilmente il vostro settore, ma continuiamo a parlare con gli altri imprenditori. Alessandro Rosso, invece voi di cosa vi occupate? Noi siamo un'azienda che siamo lì da circa 40 anni e ci occupiamo di ricambi auto, pezzi di ricambi per auto, prevalenza automobili, e a seguire diciamo autocarri, trattori, cose del genere. E prevalentemente esportiamo il nostro prodotto sui mercati esteri, un po' in tutto il mondo, circa il 70-80% lo esportiamo e continuiamo in questo modo. Ecco, insomma, come sta andando la situazione del mercato? Ovviamente è un settore in grande difficoltà. È un settore che sicuramente ha sofferto anche, diciamo, ha iniziato a soffrire un attimino dal 2008 e particolarmente il 2009 è stato piuttosto critico, insomma il fatturato è calato. Fortunatamente stiamo un attimino riprendendosi, ora nel 2009 stiamo recuperando abbastanza bene, speriamo comunque che la cosa continui in questo modo e che Dio ce la mandi buona, insomma. Lino Brasola, tocca a lei a questo punto presentare la vostra attività, voi di cosa vi occupate? Allora, noi costruiamo stampi e stampiamo materie plastiche, l'azienda è dall'86, occupa una quindicina di persone e la produzione, abbiamo avuto anche noi nel 2008 una grande flessione, di almeno due mesi il taglio di produzione è stato del 50%, però ci è servito per, avendo il tempo di farlo, ci è servito a pensare cosa fare. Abbiamo dovuto automatizzare l'azienda, cercare di renderla meno costosa, perché purtroppo questo
è il problema che abbiamo, e con quello siamo riusciti in quel periodo di crisi a buttare delle basi per riuscire a sopravvivere. Oggi abbiamo aumentato il nostro fatturato e devo dire che l'azienda adesso sta girando discretamente bene, ma abbiamo passato un momento dei quali io credo che, almeno in Torino, con la carenza che c'è stato, poi adesso se vediamo anche il fessione dell'automobile, mamma Fiat perde il 20%, noi ne risentiamo, siamo obbligati a ricorrere a certi stratagemmi per poter vivere, e sinceramente il numero di personale adeguato e l'automazione è quello che ci salva un pochettino, questa è la possibilità che abbiamo. Bene, torniamo tra poco a parlare anche con lei. Noi ci vediamo adesso un video che presenta proprio l'azienda Lino Brazola. Vediamo.